Mister, partiamo da un dato statistico. È il terzo pari di fila per 0-0, la quarta partita in cui l'Arezzo non riesce a metterla dentro. Basta questo per spiegare il risultato di oggi. Mi sembra riduttivo, voglio dire, venire fuori casa e giocare sempre nella stessa maniera, alla faccia di coloro i quali che dicevano che l'Arezzo è una squadra difensivista che proponeva poco. L'Arezzo è una squadra equilibrata, che ha equilibrio in mezzo al campo, che difende bene, che attacca bene. È normale, da allenatore dovrei essere fiero, dovrei essere orgoglioso della prestazione, però mi girano i coglioni perché onestamente 8 volte a 3 metri dalla porta non si può non vincere questa partita. Preparata bene nella fase di non possesso. Raddoppio sempre sugli esterni perché loro avevano due buon colpitori di testa, Fanucchi e Pozzebon, li abbiamo limitati sugli esterni, li portavamo sempre in densità centrale, facevamo bene l'elastico sulla palla lunga, li abbiamo presi 2 volte su piazzati a tu per tu col portiere, poi abbiamo sbagliato l'inverosimile. Sfortunati forse quando l'hanno preso quasi sulla linea, però quando sbagli tanti gol la sfortuna non esiste. Ha detto che domani riprenderà Capece e Tremolada, anche perché era sotto gli occhi di tutti il loro battibecco. Senza ombra di dubbio, io non faccio casini nell'immediatezza della partita. Chi tiene la maglia dell'Arezzo la deve rispettare. Non è la maglia del Borgo Rosso, è una maglia gloriosa e io devo rispettare la proprietà, ma devo rispettare il popolo di cui sono fiero e immensamente illimitato. Quindi chi indossa questa maglia non può permettersi gesti del genere, quindi nel chiuso dello spogliatoio farò capire che questi gesti non esistono, sono soltanto gesti inutili per attirare probabilmente l'attenzione. Alla luce anche delle dichiarazioni che sono susseguite fra Presidente e Direttore Generale Riccioli, questo pari alla partita prossima con il Siena, a che valore acquisisco? Non lo so, per quanto concerne me, noi penso che stiamo facendo alla grande quello che ci è stato chiesto con grandi prestazioni. È normale, la società vuole sempre il meglio come l'allenatore, come la squadra lo vogliono. Io penso che una società, un allenatore, quando ci sono queste prestazioni deve essere orgoglioso. Mister, partiamo intanto dal ricordo che ha di Arezzo, di quell'esperienza che purtroppo culminò alla fine con l'amara domenica dello Zini. Sì, io mi porto da quando sono venuto via ad Arezzo un ricordo meraviglioso di quel gruppo, di quei ragazzi e di quel modo in cui noi giocavamo, sia in casa che fuori casa. E sento ancora tantissime persone a cui sono molto legato e se devo essere onesto, il rammarico di non aver giocato la prima in casa con la Cremonese. Ed ero convinto anche di vincere, di passare il turno lo stesso. Ho tanti bei ricordi e niente, il calcio Venendo va al avanti. presente, riguardo alla partita di oggi, 1-0-0 giusto? Allora, se si guarda, era una partita molto molto equilibrata e molto molto difficile, penso più per noi che per loro, perché dentro di noi volevamo portare a casa il risultato pieno perché noi ne abbiamo assolutamente bisogno, ma la serenità e la capacità del modo di stare in campo dell'Arezzo in certi momenti ci ha fatto capire che era una partita molto molto difficile da leggere e molto difficile da giocare. Noi abbiamo avuto una o due situazioni, loro hanno avuto una o due situazioni, non sono contento per certe cose, il punto può star bene o non può star bene, ma i miei ragazzi avevo detto a fine primo tempo che non me ne frega più niente il risultato, volevo una reazione importante cercando di tirar fuori tutto quello che avevo. Luca, alla fine è mancato solo il gol, tutto sommato è stata una buona prestazione per l'Arezzo. Sì, io penso che oggi veramente non ci sia niente da dire alla squadra. Tutti lottiamo, tutti veramente ci facciamo il culo, se si può dire, perché questa squadra qua è encomiabile per voglia, per sacrificio, per quello che ci chiede soprattutto il mister. E oggi penso che non ci si può dire niente e mi dispiace che ogni tanto veniamo anche insultati perché questa squadra qua merita, secondo me, ogni elogio. Senti, è la prima volta che torni a parlare dopo che si è venuti a sapere, no, del tuo addio a fine stagione. Non so se vuoi cogliere l'occasione Sì, per sì. salutare nuovamente i tifosi. No, ma assolutamente. Io penso, guarda, finita la partita sono andato anche sotto alla curva perché ci tenevo a salutare e a ringraziare e a dire di stare con noi perché questa squadra qua penso sia bello vederla giocare.
Oggi purtroppo ci è mancato il gol, è vero che non vinciamo da un po', però io penso che tolto la prestazione di Teramo o d'Ancona siamo andati, abbiamo fatto la partita, meritavamo, oggi meritavamo, di sicuro col Siena andrà bene, io questa squadra qua va solo fatti gli applausi, la mia scelta è stata solo sportiva, però penso che si veda il mio impegno e fino alla fine io continuerò così. Sai, adesso che l'obiettivo insomma dei tifosi è quello far bene le ultime partite, soprattutto domenica prossima quando riprenderete, che c'è il derby col Siena particolarmente sentito. Io non posso promettere che vinciamo perché sarei un ipocrita, però io ho promesso, come sempre questa squadra ha dimostrato di saper fare, di lottare perché veramente questa squadra qua fa di tutto per vincere, nonostante sia una squadra con un allenatore che pensa in modo più difensivista che offensivista, però noi veramente ci mettiamo del nostro e voglio spendere due parole oggi per le punte perché veramente sono fantastiche. Io delle punte che si fanno così il culo non le ho mai viste, magari ogni tanto sono poco lucidi sotto porta, può capitare perché veramente il mister chiede tanto lavoro e io voglio fare veramente un encomio alle mie punte e ai miei compagni perché sono veramente stupendi. Partiamo dai complimenti a fine partita che sono arrivati da Luca Tremolada, che li ha fatti a te, li ha fatti anche a Betancourt, perché ha detto, è vero, non è arrivato il gol, però è stato tanto il lavoro che hanno portato a termine in questa partita. Ah sì, ringrazio Luca, ma penso insomma che complimenti vanno fatti a tutta la squadra per l'impegno, ci mancherebbe altro, perché questa è una squadra insomma che da quel punto di vista io non ho mai visto, anzi è uno di quei gruppi che lavora assolutamente bene, è propositivo, che si impegna tanto. È chiaro che magari insomma l'attenzione, il dispendio energetico e anche mentale per curare ogni piccolo dettaglio magari lascia poco spazio a quel pizzico di fantasia, a quel pizzico di irrazionalità che magari può fare la differenza per risolvere le partite. È un buon punto questo riportato da Luca, alla luce anche delle occasioni gol avute. Ma un buon punto, sì, alla fine muoviamo la classifica e è un buon punto. Dispiace perché qualitativamente siamo una squadra nettamente più forte della Lucchese, però insomma per quello che dovevamo fare in campo penso che l'abbiamo fatto. Poi le occasioni da gol si possono sbagliare, è chiaro che magari avendo un baricentro di 20-30 metri più avanti forse potevamo avere più occasioni, magari no, questo la controprova nel calcio non c'è mai. Sicuramente siamo stati bravi, io ricordo che anche loro hanno avuto un'occasione, quindi alla fine queste partite le puoi anche perdere, quindi purtroppo, come si dice, quando non si può vincere meglio non perdere. Questa è una costante di questa squadra che sicuramente ha molto equilibrio. Poi ripeto, la controprova non si può mai sapere, magari in tutti questi pareggi potrebbe esserci qualche vittoria in più, qualche sconfitta in più, magari ai punti avremmo guadagnato o perso qualcosa. Per quanto riguarda l'Arezzo e Mendicino, che settimana sarà quella che porterà al derby con il Siena? Ma una settimana come le altre, io assolutamente non sento, cioè a Siena non, purtroppo è stato un capitolo brutto, insomma questi 6 mesi sono stati particolari perché insomma la società è sotto gli occhi di tutti che non ha mai fatto chiarezza. E sono molto dispiaciuto perché ero andato per un progetto importante con tanta voglia, insomma con tanta professionalità che è mancata dall'altra parte. Quindi adesso mi sento insomma di dare tutto per l'Arezzo, come sto facendo ogni giorno, giorno dopo giorno, per cercare di rispondere al meglio. Quindi prepareremo la partita per i 3 punti, per vincere, perché ci mancano da un po', perché è un derby e appunto una partita come le altre vale sempre 3 punti, quindi lavoreremo su ogni dettaglio.